Cercate e troverete, chiedete vi sarà dato, cercate la luce tramite Gesù Cristo, prima che venga una fine su questa terra maledetta, su questo mondo ribelle, prima che venga una distruzione su questo mondo. Cercate la luce e anche voi diventerete figli della luce, Amen, gloria, figli di Dio tramite Gesù Cristo, alleluia, il Salvatore del mondo, il Re dei Re, alleluia, Gesù Cristo è la speranza. Gesù Cristo è la salvezza. Avvicinatevi alla sua parola. Avvicinatevi alla sua verità. Tutta poco qua, Avvicinatevi. Avvicinatevi al mio padre. Alla parola del Signore, pentitevi. Tu stai andando in una strada di morte. Tu stai andando in una strada di perdizione, lontano da Gesù. Perderai la tua anima. Gloria a Dio, vogliamo leggere un brano della parola del Signore. Alleluia, alleluia, Gesù è vivente. Vogliamo leggere un brano della parola di Dio. Nel libro dei proverbi, che è il libro della sapienza, il libro della parola di Dio che può illuminare l'anima, che può illuminare il cuore, anche il cuore più duro, anche il peccatore più ribelle, la parola di Gloria Dio Dio, può alleluia. Illuminare, Santo. Può convertire, può alleluia, trasformare il cuore del peccatore. La parola di Gesù Cristo è la vera luce. Nel libro dei proverbi dice la parola di Dio. Alleluia, Signore. Voglio leggere al capitolo 1. Cristo ti ama, ragazzi. Questa parola meravigliosa. Gesù ti ama, Signore. Proverbi, capitolo 1. Cristo ti ama. Dice al verso 20, la sapienza grida per le vie, la sapienza grida per le vie, quello che stiamo facendo è biblico, la sapienza grida per le vie. E fa sentire la sua voce per le piazze. Essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi all'ingresso delle porte in città. Fino a quando, o semplici, amerete la semplicioneria, cioè i falsi piaceri, i falsi desideri, fino a quando amerete le cose inutili, le cose vane, i falsi piaceri, fino a quando amerete quelle cose, e gli schernitori, fino a quando prenderanno gusto a schernire, e gli stolti avranno in odio la conoscenza, dice il Signore, la sapienza di Dio, alleluia, dice, volgetevi alla mia riprensione, io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Il Signore vuole farti conoscere le sue parole. Il Signore vuole darti del suo spirito.
vuole mettere il suo Santo Spirito nel tuo cuore per liberarti dal buio, per liberarti dal demonio, per liberarti dal peccato, dal vizio, dai legami, per liberarti dalla perdizione. Il Signore vuole mettere il suo Santo Spirito nel tuo cuore. Leggi la parola del Signore e troverai la verità, alleluia, e troverai la luce, alleluia, e troverai la speranza, alleluia, perché Gesù Cristo è la vera luce. Cari di Aprilia, del Lazio, dell'Italia, perché siamo negli ultimi tempi, ecco perché il Signore ci fa gridare la sua parola, come Giovanni Battista gridava nel deserto per dire alle persone: pentitevi, sta per arrivare il Messia, sta per arrivare il Regno di Dio, sta per arrivare il giudizio, pentitevi. La sapienza grida per le vie, dice la Bibbia, alleluia, la sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce nelle piazze. Noi siamo qui a predicare la salvezza del Signore, la speranza del Signore, alleluia, la verità del Signore. Non vivere nel buio del peccato, non vivere nel buio del vizio. Come puoi dire di credere in Dio se poi ti ubriachi? Come puoi dire di credere in Dio e poi tradisci tua moglie? Come puoi dire di credere in Dio se poi sei schiavo dei cattivi sentimenti? Hai l'odio nel cuore, l'invidia, l'amarezza, il rancore. Come puoi dire di credere in Dio se vivi in quella maniera? Gesù ti vuole guarire, Gesù ti vuole purificare, Gesù ti vuole perdonare. Io sto qua, Vale. Convertitevi, verrà una fine all'improvviso, all'improvviso, all'improvviso verrà una fine su questo mondo, come fu ai giorni del diluvio, quando Noè costruì l'arca per volontà di Dio. All'improvviso venne il diluvio, la gente mangiava, beveva, pensavano ai divertimenti, pensavano a costruire grandi case, pensavano ai piaceri, e all'improvviso venne il diluvio. All'improvviso venne il diluvio, e così avverrà alla fine dei tempi. All'improvviso verrà la distruzione, dice in Apocalisse che verranno dei terremoti terribili sulla terra, cadranno delle pietre, delle grandini gigantesche dal cielo, cadranno sulla terra, dice la Bibbia. La terra, il pianeta sarà scosso, perché verrà un giudizio su questo mondo, e gli uomini vorranno nascondersi nelle caverne, nelle grotte della terra, per non vedere ciò che accadrà, perché verrà una ira, un castigo terribile su questo mondo pieno di malvagità, di ingiustizia. Ma Gesù Cristo vuole salvare
Il Signore vuole salvare le sue creature prima che sia tardi. Credete, re dei re, che morì alla croce per salvarci dalla perdizione. Gesù Cristo morì alla croce per salvarci dall'inferno, per salvarci dalla rovina. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Non da zittato al mercato. Egli dice: io sono la porta. Gesù Cristo dice: io sono la porta. Chi entra per mezzo di me sarà salvato. Gesù Cristo è la porta che ci fa entrare nel regno dei cieli. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Leggete il Vangelo nelle vostre case. Leggete la parola del Signore. Cercate questa verità che vi illuminerà, vi farà liberi. Gesù Cristo dice: conoscerete la verità vi farà liberi. Gesù Cristo è l'unica verità che ci può salvare, che ci può redimere, che ci può dare il perdono e la vita eterna. È soltanto Gesù Cristo, il Nazareno, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, il rifugio per le nostre anime, il rifugio per i nostri cuori, si chiama Gesù Cristo, il Re dei Re. Il Figlio di Dio, credete in Gesù Cristo, pentitevi, ravvedetevi e seguite la retta via. Cristo ti ama, la via del Vangelo. Gesù, sei vergogna di tutti. La via della salvezza. La via della verità. La via, la verità e la vita. Alleluia. E Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unica speranza, l'unica salvezza. Alleluia. Gloria a Dio, alleluia. Gloria, gloria. Alleluia. Che le mani tra oggi e massimo.